Pierpaolo Baretta, sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si parla tanto di digital transformation, le chiedo quale può essere il ruolo della politica e anche del governo per accompagnare i processi di trasformazione digitale, tanto della pubblica amministrazione quanto delle imprese. Beh, il primo compito, il primo ruolo è culturale. Bisogna che la digitalizzazione diventi una parte normale della vita quotidiana delle persone. Siamo ancora all'idea che è una frontiera avanzata, lo è dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista pratico è già presente nella quotidianità della nostra vita. Considerarla una condizione normale della nostra esistenza. Il secondo luogo è creare l'ambiente che consenta che ciò avvenga, la digitalizzazione del paese, la banda larga, e terzo, dare le condizioni perché le imprese riescano a realizzarlo. L'industria 4.0 va in questa direzione. Devo anche dire che in questo c'è un ruolo importante non solo dello Stato ma anche delle amministrazioni locali, perché nel creare l'ambiente, ad esempio penso ai distretti tecnologici, un ruolo fondamentale ce l'hanno gli enti locali, le regioni, i comuni, per creare quella condizione nella quale le imprese si possano inserire a fronte non soltanto di un prodotto ma proprio di una piattaforma tecnologica che unifichi. Se facciamo queste cose, allora il salto di qualità ci sarà. Ecco, a distanza di un anno dalla scorsa edizione dello Stema Day, si sente di dire che qualche passo in avanti sia stato fatto? Sì, è stato fatto da un lato da parte del governo con un piano di investimenti che è sempre più concreto, dall'altro dal lato delle imprese, perché mi sembra che ci sia una presa di coscienza del fatto che questo tema non è una questione di settore, ma è una questione di intero paese. Siamo oltre l'idea del settore dell'informatica, siamo alla digitalizzazione, quindi è una condizione che carica di responsabilità anche le imprese del settore, ma mi sembra che questo sta avvenendo.